vescovo Nerbini ha celebrato a messa la Castellina e ha chiesto perdono per gli errori commessi. Sfregiata nel 2014 dall'Isis, la Madonna di Batnai ha fatto tappa alla Pietà, preghiere per affidare Prato a Maria. Falsa partenza per il Prato che all'esordio in campionato viene sconfitto dal Rimini. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Vi chiedo perdono per non avervi protetto a sufficienza, lo ha detto il vescovo Giovanni Nerbini ai parrocchiani della Castellina. Ieri mattina il presule ha celebrato messa nell'ex parrocchia di Don Francesco Spagnesi, il sacerdote posto agli arresti domiciliari con la gravissima accusa di importazione e spaccio di droga. Vi chiedo perdono per non avervi protetto a sufficienza. Sono consapevole che la vostra sofferenza è grandissima e il danno morale che avete subito, più ancora di quello materiale, è incommensurabile. Qui c'era un abisso, appunto, di fronte al quale non si può provare che dolore e raccapriccio per l'abbandono di ogni riferimento valoriale alla dignità della persona. Tanto più grave perché a finire nel fondo di quello abisso è stato purtroppo un ministro di Cristo. Il vescovo Giovanni Nerbini ha chiesto perdono alla comunità della Castellina, ancora scossa e sgomenta dalla vicenda che vede coinvolto il loro parroco Don Francesco Spagnesi, posto agli arresti domiciliari con la pesantissima accusa di importazione e spaccio di droga. La chiesa dell'Annunciazione è piena di fedeli, non solo parrocchiani. La messa si è svolta in modo composto in un grande clima di raccoglimento e di fede. Le richieste della comunità al vescovo sono state espresse dal diacono Leonardo Bruni. Chiediamo consolazione nella fede per costruire una nuova parrocchia. Nell'omelia Monsignor Nerbini ha detto di aver lottato per non perdere Don Francesco, per non farlo andare a fondo. Ho sbagliato? Ha chiesto il presule all'assemblea. Credo di avere fatto molti errori. Di questi sono qui fra voi a chiedere anche scusa. Il vescovo annuncia che la curia è impegnata nell'accertamento del danno economico che la parrocchia ha subito e che tale documentazione verrà consegnata alla magistratura, ma soprattutto dice che la diocesi si impegna a restituire ai poveri della città quanto è stato estorto alle persone ingannate. Fuori un unico contestatore, peraltro non parrocchiano, ha attaccato uno striscione di protesta, poi rimosso dalla polizia. Un piccolo rumore quasi impercettibile nel silenzio composto della celebrazione, ma amplificato dalla stampa e dalle tante telecamere che da giorni stanno seguendo questa triste vicenda. La Madonna di Batnai, sfregiata nel 2014 dai terroristi dello Stato Islamico, è arrivata sabato scorso alla Pietà. A volere fortemente questa presenza nella parrocchia è stato il Comitato Nazareth. Dalla città martoriata di Batnaia alla Pietà. È stato questo il viaggio della statua della Beata Vergine profanata dai terroristi dello Stato Islamico nel 2014. Batnaia, città nel nord dell'Iraq, prima dell'arrivo dell'ISIS, ospitava 950 famiglie cattoliche, costrette poi a fuggire. Molte delle immagini sacre profanate dai terroristi, come la Madonna di Batnaia, portano ancora i segni della violenza, per ricordare il martirio dei cristiani d'Iraq e la forza della loro fede. La Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che si occupa dei cristiani perseguitati, ha portato la Madonna di Batnaia in pellegrinaggio tra le diocesi d'Italia. Ad impegnarsi per avere questo simbolo di fede a Prato è stato il Comitato Nazareth. Il Nazareth è nato 6 anni fa, eravamo nel pieno dell'espansione dell'ISIS nei luoghi della cristianità. Gli amici siriani, iracheni, avevano chiesto preghiere per la loro situazione e più che altro che queste preghiere fossero pubbliche anche. Insieme alla sofferenza della Chiesa perseguitata nel mondo, il parroco della Pietà, Don Carlo Geraci, ha voluto ricordare la sofferenza della diocesi di Prato, affidandola proprio alla protezione della Madonna. Noi sappiamo bene anche un momento particolare per la nostra diocesi, per cui ecco un invito pressante e forte di Maria a pregare sì per la Chiesa lontana che soffre, ma anche per questo nostro momento particolare
che stiamo vivendo come diocesi. Alle 21:15 sarà possibile ascoltare la testimonianza di un sacerdote iracheno sul canale YouTube Parrocchia Santuario Santa Maria della Pietà Prato. La terrazza recuperata dall'Associazione 6 Settembre all'esterno del circolo 29 Martiri di Figline è stata intitolata sabato scorso a Gino Strada, medico, uomo di pace e fondatore di Emergency, scomparso lo scorso 13 agosto. Presente all'intitolazione della terrazza il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il rappresentante di Emergency Prato ed esponenti di Arci e Ampi. Il ricordo di Gino Strada è stato affidato agli attori di altro teatro che hanno letto estratti dal libro Pappagalli Verdi, cronache di un chirurgo di guerra. Volevamo che il lavoro di Gino Strada fosse ricordato non solo in questo luogo ma in tanti altri piccoli luoghi sparsi per l'Italia che possono ispirarsi a questa iniziativa per spingere le persone a fare del bene, ha spiegato l'Associazione 6 Settembre. E passiamo adesso allo sport, al calcio. Falsa partenza per il Prato che all'esordio in campionato viene sconfitto per 3-0 dal Rimini. Inizia con una sconfitta il campionato del Prato. La squadra bianco-azzurra è stata superata nettamente dal Rimini per 3-0. Al Romeo Neri il Prato dimostra di essere ancora un cantiere aperto, mentre il Rimini mostra subito i muscoli. In avvio il portiere Reggiani è miracoloso su Tommasini, mentre al minuto 23 Lugnan è ingenuo su Ferrara e induce l'arbitro alla concessione del calcio di rigore. Dal dischetto Tommasini è chirurgico. Unico sussulto del Prato nel primo tempo, questa pseudo-occasione originata da un cross di Dorsi. Poca cosa. Io il primo tempo l'ho visto molto equilibrato, l'ha decisa un rigore un po' ingenuo e noi abbiamo avuto un'occasione, c'era solo da spingerla dentro, quindi poi è chiaro che gli episodi ci hanno un po' penalizzato, sappiamo che Rimini è una grande squadra, è un grande blasone, però il primo tempo è stato molto equilibrato, ecco, non abbiamo concesso quasi niente. La ripresa, allora siamo partiti in 5 minuti, è stato non siamo partiti benissimo, okay? Poi ci siamo rimessi e però abbiamo preso quel gol. Diciamo che siamo ancora un po' ingenui. Nella ripresa la musica non cambia. Il Rimini snocciola palle reti in sequenza. La difesa bianco-azzurra mostra affanni. Al minuto 23 il raddoppio del Rimini. Aver affonda come una lama nel burro nella difesa laniera e offre un assist al bacio per Tommasini che realizza la rete del 2-0. Il Prato è alle corde e incassa anche la terza rete. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pannelli di testa indirizza verso Tanasa che insacca di giustezza. 3-0 per il Rimini. Avevo detto alla squadra di stare molto tranquilla nel primo tempo perché la partita avrebbe presentato poi spazi nel secondo tempo magari quasi inaspettati, così è stato. E la sensazione era che si trattasse di una partita da chiudere. Penso che la squadra poi abbia, insomma, nel secondo tempo fatto questo con determinazione e anche abbastanza in fretta. Insomma. Nel finale il Prato, più con il cuore che con il costrutto, cerca la rete della bandiera. Marietta nega la rete a Maione, mentre Ferretti ha la mira difettosa. Finisce 3-0 per il Rimini, per il Prato una sconfitta che deve far riflettere. E vi ricordiamo che sarà possibile vedere la telecronaca integrale di Rimini Prato alle 15:15 e alle 23:30 su TV Prato. E riparte questa sera alle 21:20 in diretta Il Gioco è Fatto, spazio al campionato di Serie D con un focus sul girone D, in particolare sulla partita del Prato. Ci saranno poi anche approfondimenti sul girone E e per la prima puntata in esclusiva le immagini della Coppa Italia di Eccellenza con il derby pratese con polemiche annesse Zenit Prato 2000. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un caloroso saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine dal satellite ci mostra un'Italia in prevalenza sgombra da nubi, anche se alcuni addensamenti di tipo basso sfuggano all'occhio del satellite. La circolazione si mantiene occidentale e pertanto si mantengono condizioni di variabilità. Ma andiamo a vedere in dettaglio il tempo previsto sulla nostra regione per la giornata di oggi. Nel pomeriggio sono attesi degli addensamenti nelle zone interne, in prossimità dei rilievi.
c'è la possibilità ancora di qualche rovescio, in genere di breve durata e molto localizzato. I venti sono di libeccio, tenderanno a attenuarsi con il passare delle ore, ma i mali si manterranno mossi o temporaneamente molto mossi. Temperature pressoché stazionarie con massime fino a 24-26 gradi nelle zone di pianura. Lo sguardo alla giornata di domani, una giornata in mattinata che si presenterà con cielo per lo più poco nuvoloso, per velature, addensamenti più consistenti sono attesi nella mattina appunto sulle zone appenniniche. Nel pomeriggio non si prevedono grosse variazioni, il cielo si manterrà comunque tra poco e parzialmente nuvoloso per nubi che saranno per lo più di tipo stratificato. I venti si disporranno da nord-ovest sulla nostra costa, i mari tenderanno a divenire poco mossi, le temperature non subiranno grosse variazioni e si manterranno appunto con massime tra i 24 e i 26 gradi. Bene, ho concluso, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. E con il meteo è tutto, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30, nel frattempo tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro nuovo sito internet tvprato.it. Vi ricordiamo infine alle 17 in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Messa. Grazie per l'attenzione e arrivederci.